che bello il ponte. Abbiamo la gente sul ponte. Ponte 8 siamo noi, siamo dei fior. Siamo mica gente qualsiasi, oh. Ci muoviamo. Ecco la torre saracena. Torre saracena. Che capo caccia. Un'altra visione, stiamo arrivando, Ecco, vedi che scavazzato, che c'è il servizio per la grotta. Cavolo, ragazzi. Ciao Lisetta, dove sei? Ecco la bella spiaggetta nostra. Muvere mia, ecco sotto la baietta dove abbiamo preso il caffè. Trapezzina. Alla parte opposta dalla baia c'è questa vista che definire mozzafiato non significa niente. Un colore blu, un mare con lo scoglione e un'altra roba immensa che salta fuori. Ecco, Alghero Tour. Lisetta sale sul Delfinus, per noi un nome importante. Su dietro noi c'è una torretta. Ecco che cosa abbiamo noi a bordo. Alghero. Comare promontene caffettera, ma posto su caffè su curazzo, ferra su marina, su mustazzo, me che rimbomati in salte minera. Comare promontene pronte, comare promontene caffettera, ma posto su caffè su curazzo, ferra su marina, su mustazzo, me che rimbomati in salte minera. Thank you.
arrivano i pellegrini. Sì. Ci hai visto dalla parte della grotta. Non è mica malvagio, ragazzi. Soffitto della grotta del Nettuno. Alle del mare, Nettuno, l'avrebbe avuto il nome della grotta. Tuttavia i primi visitatori sono arrivati circa 4 o 6 anni. Non lo so. Le luci all'interno della grotta e ora sono luci artificiali. Il traghetto qua attraversa la grotta destra entrando con il fronte a noi, chiamato il Tireniano, dove all'epoca il livello del mare era di 3 metri. Quello che varia piuttosto è che il tasso di umidità durante l'inverno raggiunge con 45 gradi e la visita. Ladies and gentlemen, welcome to the Neptune Cave. So first of all, I would like to give you some information about the discovery of the cave. Well, so now this cave was discovered around the 14th century from the fishermen, and it was dedicated to the god of the sea Neptune. That's why the name of the cave. The very first Traiano. Traiano, sembra la colonna di Tre. Anche il blu, trullo o iglo? No? Dove siamo stati prima, lo vediamo dalla parte opposta. Quindi bellissimo. Siamo ad Alghera. Ecco l'albur strano. Tengo solo per il sonoro. Per poco che non dimentico che di qua c'è anche una specie di torre. Non è male. Naturalmente qui immancabile la visione di Capocaccia. Thank you.
Ecco, Lisetta con un'altra torre, torreggiano bastioni di Alghero. Alghero, ciao, bello, ce ne andiamo. Castello di Bosa, grandi restauri, per cui non tutto accessibile. Vediamo contrafforti. Visto dal punto panoramico indietro, un'idea del castello. Lisa, guarda qua, con la chiesetta. Vite di vari colori e protezione degli scavi. Ascensorale, in alto osserviamo l'adorazione della immagine. Sì. E l'ultima cena sarà là, a lungo. Sì. In basso, Santa Lucia, Maria Maddalena che intenta nel deserto, una teoria di santi e sante. Prendiamo. Santi, santissime. San Martino da che il mantello all'orso? A qualcuno sicuramente. Bello. C'è scritto no, proprio di San Lorenzo. Ah, lì, in mezzo. Al centro la leggenda dei tre vivi e dei tre morti. Narra che tre giovani nobili tornavano a cavallo dalla caccia col falco quando in un crocicchio si imbatterono tre cadaveri che si avvicinarono minacciosi dicendo loro: eravamo quali voi siete, sarete quali noi siamo, al che i giovani fuggirono terrorizzati. San Macario che illustra le fasi della decomposizione del corpo dopo la morte. Il primo ha il capo incoronato appoggiato su un cuscino in pizzo, il corpo integro e abbigliato come i tre vivi. Fiume Temo, unico navigabile di Sardegna. Guardiamo verso il basso. Indubbiamente c'è un bel panorama qua. Dal castello. Ciao Bosa, come stai Bosa? Ecco il fiume Temo. Sono ad Archittu, appoggiato a una torre antica. E qui si vede tutta la baietta. Archittu. Questa è una parte, siamo su un promontorio. Piccola spiaggetta. Archittu, l'altra parte, sospetta di essere la famosa arcata, ma ne ho qualche dubbio. Punta Arutas. Comunque, Punta Arutas. Arutas.
n'hai dato e a me nuda, a tutti n'hai dato e a me nuda, a c'era da ruba con i faccia di truta. T'ha mangiato lo pane di pagna, ma la sorte che t'accompagna, t'ha mangiato la confitura, ma la sorte che t'accoglia, t'ha mangiato i macarroni, t'ha cagato le... L'immancabile torre. Solito Torione qui sopra di noi. Vedi Lisetta, questo è Tarros, lì a destra le onde sono del mare, infatti è chiamato dei due mari, è come Corinto. A Corinto era così, poi hanno tagliato. Piccolo istmo, pian pianino il mare potrebbe anche mangiarsela tutta. E un po' di tempo ancora. Amen. A questo punto si può vedere in vita un po' di rovine gratis. Uno sguardo su questa roba. T'ha mangiato romani di pagna, ma la sorte che t'accompagna, t'ha mangiato la confitura, ma la sorte che t'accoglia, t'ha mangiato i macarroni, t'ha cagato i pantaloni. Tiraggio di tanto. Guardando verso sud dalla torre si ha questa vista. Detto molto piatta. Tarro. Cominciamo a arrivare. Oh,
7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto. Tinius, la parte est, piena di depositi strani. Simius. Qualche altra cosa di carino ancora c'è. La parte occidentale della spiaggia di Simius. Con la solita bellezza, ed ecco che vediamo la spiaggia nostra. Altre visioni, sempre il ciccione che non si butta mai. Vediamo lo stagno di Lisetta. Ragazzino, che si dà da fare? Una bella veduta. Siamo nel porticciolo con Lisetta e con questo motociaccio. La barca dei sogni. Anche questa un'altra visione della parte qui. E là vediamo la famosa isola. Ecco l'isolotto. I famosi fenicotteri. Una spiaggia sconosciuta è l'isola di Serpentare sul fondo. Proseguiamo il giro verso nord e troviamo una caletta. Non c'è quasi nessuna. E sull'orizzonte due isolotti. Dove saremo mai? Proseguiamo il giro, altra baia con barche e isola Serpentare. Spiaggia di Santa Giusta.
Chi sarà mai stata questa Santa Giusta? Siamo al ristorante Menhirs, pieno di Menhirs, una fila di Menhir e piccoli. Ehi là, uomo! Ciao! Non è facile portarla via, eh? Una piccola baietta col suo promontorio. Ora meglio da queste rocce che abbiamo appena visti. Tutta la baia immensa, veramente molto grande. Ci sguazzano dentro nell'acqua, tranquilli, bravi, bravissimi. Come bravi. Ecco la mia modella. Lei non lo sa, o forse sa. C'è anche una bella cosa qui. E persino il trenino, quello stagno. Sì, tranquilli adesso. È un professionista. Ho mollato, non mi interessa più la fotografia, la bella foto come da. No, non mi. Porto Giunco è la continuazione di via di Spiaggia Simius, praticamente. Ecco, solita immancabile torre. E a destra giriamo attorno allo stagno con i fenicotteri. Purtroppo più di così non si vede. Discreta di qua. Guarda questa pianta che buffa. Proseguiamo verso la punta, lì c'è una spiaggia. Ci arriva anche in macchina, hai visto? Allora c'è. Ecco, finalmente vediamo qualcosa di carino, una bella spiaggia con gli ultimi bagnanti.
Questa è la punta Molentis, vista dalla strada. Così si capisce la punta. Ecco la spiaggia vista dal nord. Punta Molentis è nascosta a sinistra, per quella inganna. Comunque è un bel posto questo.